Feticci. Vivrei su vasti campi ancora vergini al percorso della storia, dove non ci sia il sibilo dolente delle mode a colmare di stupidità il mistero. Poveri noi, guerrieri pazzi, isolati su prati di merda contro feticci così grandi da oscurare il cielo e da serrarci la lingua in bocca. Noi, decrepiti di una saggezza che ci inchioda al silenzio. Davide Rota. E adesso è venuto un momento di avere le due spalle di presentatori, perché ho un caro amico nello spettacolo che ha fatto tante cose assieme a Davide e soprattutto è un padre storico del cabaret italiano. Innamorato di Luino, va sempre a mangiare lo squaccherone di fronte al bar Clerici, forse perché la Lesi gli fa paura e quindi dice vado di fronte. E soprattutto è una persona da cui io ho disimparato, cioè ho imparato ma poi di conto mio ho disimparato. E ecco qua, questi sono gli sponsor, Verena ha fatto una figlia nel frattempo, eccola qui. Sono cose belle, eh? Viva il futuro di Luino, questa è un'altra, e manca un fulmine e poi abbiamo fatto tutto. Dicevo, Roberto è lui o non è lui, è una cara persona, è un caro amico, abbiamo appreso tutti da lui la comicità perché è il vero padre del cabaret italiano, Roberto Brivio, accompagnato alla chitarra da Paolo Pellicini. Grazie per il papà del cabaret italiano. Non è mica vero, perché io sono anch'io un figlio del cabaret. Il cabaret non è nato in Italia, è nato in Francia, è nato in Germania. In Italia lo hanno portato prima di noi Paolo Poli, i parenti Foe Durano, in tantissimi hanno portato il cabaret sotto varie formule. E poi siamo arrivati noi, è stata una questione di tempo, capito? Il tempo è favorevole. Si lanciavano allora le canzoni degli ubriachi. Ed è questa con questa canzone che io voglio aprire lo spettacolo di questa sera, che durerà un paio d'ore, insomma, intanto voi fuori piove e siamo tutti contenti di essere qui al chiuso. Prego maestro, lei vuole cominciare? Chi è che al disco il viner fa male? L'è tutta gente, chi è che il disco il viner fa male? L'è tutta gente dell'ospedale. Io non ho bevuto tanto e non m'ha fatto male, la quasi che fa male, il vino fa cantare. Vuoi che la paga ben, che la paga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa la magna bevi, pensa la magna bevi. Vuoi che la paga ben, che la paga mal, siamo il fior della gioventù. Pensa la magna bevi, bevi anche tu. Bomba, ribomba, se è l'ora di cambiar vela, l'amor l'è sempre quella, l'amor l'è sempre quella. Bomba, ribomba, se è l'ora di cambiar vela, l'amor l'è sempre quella, e sempre lo sarà. Napoleone faceva l'oste e Garibaldi il cantiniere, trullala, la regina d'Inghilterra la pisava in un bicer, la regina di
l'Inghilterra la pisava in un bicer, in un bicer, in un bicer. Era sbronzo quel mortaio che nel fango sprofondò, ma il fiaschetto era d'acciaio e il Barbera si salvò. Barbera, Barbera, siamo tutti figli tuoi, e se non sarà stasera, sarà per quando vuoi. E se non sarà stasera, sarà per quando vuoi. Che avevi una morusa in piazza Baracca, che la mangiava il pen, compagno di una vacca. Le passa via il dottor dell'ospedale, il cardinale, la cura del giasso artificiale. Uè, le belle, le buone, le san come curare. Viva la macchina, viva la macchina, le belle, le buone, le san come curare. Viva la macchina del giasso artificiale, la mia morusa è de Villa Franca. La gana tetta rossa e l'altra bianca, la mia morusa è della Riviera. La gana tetta bianca e l'altra nera, la mia morusa è della Versilia. La gana tetta nera, l'altra vermiglia. Oh no, minga bianca, la mia morusa è le deduino. Che tu chi so di te, vuoi bere il vino? La mia brusolè, le de Piacenza, la sederba, la camisa e le proprie senza. E se son cioc pur te, ma ca, tutti assieme, forza, vai! E se son cioc pur te, ma ca, con la caretta, se la caretta lavano, coraggio! Se la caretta, se la caretta lavano, ti dà dell'oli. E se son ciugla sempisa, forza tutti! E se son ciugla sempisa, e se son ciugla sempisa, la siga. Oi vita, oi vita mia, oi core, oi chi su core, si stata lo primo amore, lo primo e l'ultimo sarai per me. Oi vita stracca, son stufa de palavacca, oi mondo boia, de palatroia mi ne po di più. E affrontiamo con questo il tema delle parolacce. Ora si dice che le parolacce le dicono, si dicono nei cabaret, spegniamo pure la luce in sala tranquillamente, grazie, si dicono che si fanno nei cabaret, non è assolutamente vero. Quando si tratta di parole, chiamiamole così, di parole in dialetto, beh, tutto viene scusato, perché il dialetto, specialmente il dialetto milanese, il dialetto lombardo, dice delle parolacce bonarie. Io mi sono permesso di presentare, anzi mi permetto di presentarvi gli ultimi due libri che ho scritto, uno intitolato Il Gran Libro di Parolacce, no? E con questo mi sento legittimato, perché le ho fatte tutte dalla A alla Z, con le spiegazioni sotto, in dialetto e non in dialetto, cercando di andare all'essenza di queste parolacce. Non sto qui adesso a farvi le esemplificazioni, perché sarebbe, diventerebbe troppo lunga, però l'importante è adeguarle all'ambiente, adeguarle alle storie. Ho 55 anni di storie di teatro da raccontare. 55 anni di storie di teatro sono non indifferenti, sono abbastanza numerose. E allora le ho messe dentro qua, quest'altro libro intitolato Attenti al gufo, contornato da barzellette. Le barzellette che entrano dentro. Non so, per esempio, parliamo di ubriachi. Io li ho visti gli ubriachi entrare, gli ubriachi veri entrare in osteria. Voi oste, un litro di vino di quello di prima della guerra. Quale guerra? Quello del 15-18 o quello del 40-45? No, quello del 15-18? No, la guerra che faremo io e te quando verrai a scoprire che non ho una lira per pagare il conto. Semplice, normale, perché io l'ho visto poi l'ubriaco vero al parco di Milano davanti a uno sportivo che stava facendo le flessioni e lui gliele contava. 15, se non sbagliava un colpo, 16, 17, 18,
19, 20. Alla 50ª flessione, signore, signore, guardi che la donna sotto è già andata via. Io li ho visti gli ubriachi, li ho conosciuti, quelli che vanno alle feste, che alle 3 di notte escono dalla festa, c'è una nebbia incredibile, non riescono neanche a pensare di salire in macchina perché sono ubriachi. Se mi becca la polizia, guarda, qua mi fa fuori. Io non riesco a capire perché, ma porco cane, ma chi se ne frega, io metto in moto e vado come vada. La palestra della polizia stradale, ma porco, che sfortuna, guarda che roba che cioè, patente libretto, signore, va bene, d'accordo, metto dentro 50 e vediamo un po' cosa succede. Va bene, tutto a posto, può andare. Oh, che fortuna, ragazzi, certe volte le cose che fare lì funzionano, vado via. Ancora la paletta della polizia stradale. Ma che sfortuna, il problema è questa sera, devono capitare. Preparo il patente libretto, già tutto pronto, ecco qua, patente libretto, tenga. Vada, vada pure, signore, lei è tutto a posto. Che fortuna, doppia fortuna. Via, speriamo che non ci sia altre. Via, andare in mezzo alla nebbia. Via, il baldante. Ancora la paletta gialla. Ma insomma, ma ho detto, che rogna che è questa sera. Io metto dentro ancora, vediamo qua. Signore, dico una cosa. Quanti ne ha di questi qui che ho visto adesso qua? Ma non so, 5-6. Ecco, me li metta dentro tutti, poi le insegno come uscire dalla rotonda, eh? Le storie di ubriache si compenetrano con le altre storie, con le storie della vita, per esempio le storie dei vecchietti. Noi che andiamo tutti i pomeriggi, tutte le domeniche pomeriggio a fare gli spettacoli di beneficenza al Pio Albergo Trivulzio o al Redaelli o in via d'Albiano oppure al Golgi di Abbiate Grasso, li troviamo lì la fonte di certe battute. Un giorno io e la Raimondi facciamo questo spettacolo e alla fine quei due che cantano le canzonette milanesi mi hanno fatto tornare indietro, porco, di quando eravamo giovani. Ho detto, se ricorda in questo ero un giovane, sì. Cosa te facevi? Femmi gara a chi pisava più si lontano. Se io ero in forma con il mio oggetto attraversavo la strada, e se ero in forma io, guarda, con il mio entravo nei negozi di fronte. Dai che proviamo adesso, ma vatti se matti, te che 95 anni, che uno 98, poi se ci vedono due infermiere ci prendono in giro per tutta la vita. Ma no, dai, prova, forza, sì, coraggio, cosa vuoi che ti dicano le infermiere, appunto perché c'hai 95-98 anni, no, ci prendono per bambini, forza, va bene, mi hai convinto. Attenti, sbottonare, estrarre, impugnare, fuoco! Dove sei arrivato? Sui scarpe. Te vinci? Un altro giorno li incontriamo lì ancora, uno c'è in mano un pezzo di grana così. Questo è parmigiano reggiano, l'unico formaggio afrodisiaco perché non contiene acido ascorbico. Sì. Una volta te ne mangiavi un tucchelino scio e avevi l'alza bandiera, adesso non ne vaccano 2,5 kg, non ne bastano. Sì, non è più il grana di una volta, i vecchietti. E allora io ho eternato uno di questi vecchietti in una canzone che ho scritto tantissimi anni fa, non sto a dirlo, ma quando ho debuttato mi ricordo che Bruno Lauzi venne sopra e si complimentò e disse, ma è troppo lunga. Dopo 3 mesi usciva lui col coccodrillo che era lunga 2 volte la mia, perché allora stavano prendendo piede le canzoni di una certa lunghezza. Questa dura 15 minuti, prego maestro. Questa è la storia di un vecchietto che a 80 anni aveva il vizio di correre dietro le donne. Tant'è vero che il verso principale per quel bici che ha 80 anni è il gade cuore gadrea e tuzan. Capite bene il milanese? No, capite o no? Vorrei sentire un sì pieno, perché l'altra sera ho fatto la stessa domanda a Pioltello e in due mi hanno risposto di sì.
Io ritengo che quando uno sa il milanese, oppure arriva in un posto qui a Luino, vi soggiorni più di 15 giorni, anzi una settimana addirittura, deve imparare il dialetto del posto per entrare in sintonia con gli abitanti, conoscere i loro usi, i loro costumi attraverso il dialetto, importantissimo. Io ho degli amici a Milano che sono 50 anni che sono lì e cercano di parlare dialetto, magari non ci riescono. Ce n'è uno che parla con il suo amico Ambrose, lo chiama Ambrose, o è l'Ambrose, questa sera c'ho la touche. Se te che la tu scures. No, c'ho la tus nel senso della tusè, della bambina, quella che si porta al cinema. Ah, la tusa. E che ho detto? La tusche. Tusche. Senti, per la milanese, ti metti in via Laghetti, in pieno centro, che è una drogheria. Ti compri un chilo di milanesina. Ti bevi un guciarino, un cucchiaino di milanesina in un gutin, in un guccino d'acqua e ti fare milanese come un milanesino. Ambrose, io sono milionario ma sono mica pirla, e tu credi che vado lì, bevo la milanesina, improvvisamente mi metto a parlare, ma dai, ma dai, compra, no? E andiamo, vai a vedere. Se non parli milanese ti offro da mangiare il più bel ristorante di Milano, e se invece parli milanese me lo offri tu a me, va bene, d'accordo, fare fatto. Ecco, signor Dorghier, vorrei della milanesina, a te per la milanese, 20 kg come minimo, ma come minimo, questa è una truffa, ma dai, truffa, assaggiano un guicciarin con un gutin d'acqua, se te parli milanese te la comprerete, altrimenti amici come prima, va bene, va bene, io provo, tanto che mi costa, ecco qua, ho bevuto la milanesina, mi parli, no, ho bevuto, signor Madonna, parli già un milanese, non è anche mandata già, ho bevuto la milanesina e parli già un milanese, le anche mochi in bocca, ho bevuto la milanesina e parli già un milanese, ma porco canta, chi c'è in chili di milanesina che la porti a casa mia, alla concetina, che vede che la parla milanese anche lei, avanti concetina, la milanesina che ti parla milanese, Salvatore, come parlate? Siete stati a scuola di dizione, ma che scolissimo, che scuola. Bevi la milanesina, forza, avanti, bevi anche te la milanesina che ti parla milanese, avanti, va bene, io provo, tanto, ecco qua, ho bevuto la milanesina e mi parli no, la concetina la parla no, signor Madonna, ma senti che roba, parli milanese, glielo anche mo sotto la lingua, e parli già mo milanese, ma darvi finestre regali dice a tutti, barboni! E ti è il mio figlio che è in avanti, vieni qui, forza, bevi la milanesina, che non ti parla milanese a scuola con i tuoi compagni, no, mamma, io la milanesina, voi siete una traditrice, una spergiura, voi avete tradito Napoli, la pomarola in coppa, avete il finestra che ruggivi, a me Rachele c'è stata una finestra, voi papà che insegnavate napoletano, all'università della terza età, adesso vi parlate, questo schifoso linguaggio, io non sono più vostro figlio, voi siete più un padre, no, ma per cui cano, le misure che sono milanese, che chiamò un terun che mi rompi i balchi. E questa l'odissea di Giovanni detto il Gopi, per quel bici che buttan tan e cade pure che rincusan, veloce pedalava sul tricicolo verde rosso, se il suonava il campanel che pareva de Vespel. Guidava il suo triciclo da Sesto alla Bovisa, trasporto di rottami, di ferro, latte e ghisa. Ma un giorno che una bionda li attraversò la strada, e mi pianti che il triciclo me ne preghi che vorrei. Per quel bici che buttantan nel cade pure che trincusan. Ma quando tornò indietro sul triciclo era sparito, per quel bici che buttantan nel cade pure che trincusan. Essendo che i tricicli bambinga via in de perroro, certamente un paio sbarba la scondiusse le gratà. Un giorno che giocava a bocce col Pierino, il rigolo tirava la boccia sul pallino, passò di lì una bionda vestita di organzino, e che pienti una sbucciata, me ne preghi che vuotre, per quel bici che buttantan nel cade pure che rintusan. La boccia andò a finire sulla faccia del Pierino, per quel bici che buttantan nel cade pure che rintusan. Gli è andata neanche malga, da un punto in quel Pierino, lu per grazia del Signor, l'esta bocca San Vitur. Un giorno al quarto piano puliva una ringhiera, doveva verniciarla per quella stessa sera. Si vide passare sotto una bionda capinera, vuoi la gana qua scurlera, me ne freghi che vadre. Per quel bici che buttantan nel cade pure che dreitusan. Si sporse forse troppo e cade secco nella via, per quel bici che buttantan nel cade pure che dreitusan. La salma l'han composta in via Luigi Mangiagalli, l'han ispina sul giornale, quanti donna al funerale. Andò su in paradiso,
dove era sempre festa. I santi col sorriso scuotevano la testa. Passò una nuvoletta con una donna bionda, bacino da merenda, quasi quasi che vuotrei. Per quel bici che ha avuto tant'anni cade pure che dritto sanno. Ma mentre l'inseguiva l'improvviso sentì un rombo, giovane in staminga curla è la mamma del signor. Ma l'era troppo tardi per fermarlo e che c'entrada, la sentiva un giapun e le burlain del calderon. Laggiù nel fuoco eterno, tra porche e tanto paglia, Giovanni rincorreva le bionde in calzamaglia, e quando stava quasi per prenderle al suo laccio, veniva un diavolaccio e il ghedeva col porcon. Giovanina utantan, se fenò tu cai tu san, quel che il parla le belze più, te convento caghi più, quel che il parla le belze più, te convento caghi più. Non ci resta questo momento, visto che conoscete tutti il milanese, che leggervi tre proverbi milanesi, tre di numeri, perché i proverbi milanesi sono molto, molto, molto importanti. Non so, per esempio, questa. Donna bella l'è insidiata, donna brutta l'è scansata, ma per fare una pastrugnata, ma è la brutta de sedata che la bella è indurmentata. Omen e don, quando mette in su la vera, cominciano a fare la vita di galera. Quel che se crede in più se scalter, ha in più se ciula di alter. Questa dovete tirare fuori una penna e scriverla, eh? E il vantaggio di tic qui che gana il qui bas, le che fanno prima di alter a setas. Grande verità, eh? Grande verità. 10 medici americani su 100 affermano la stessa cosa. Le buon sabelle anche se pare una fissa. E teniva il ben char dentro la carpa. La pazienza, la stessa della pisa, per un fulla se tem, ma per la scappa. Questo è il proverbio dei macio milanesi lombardi. Pan, non pan, pan, vin e gnocca. E se il ver fiu cacca il fioca. Questa la sapete tutti, chi volta il più a Milano. Volta il qui al pan, coraggio, diciamolo tutti, intanto non ci sono problemi. Chi volta il qui, perché voi dovete sapere che tutte hanno origine, e le ho messe qua nel gufo. La storia è semplicissima. Il 27 di dicembre di un anno, adesso non ricordo, il Lirico era ancora aperto, mi telefona il direttore del Lirico, dice: è saltata la compagnia al 31, cosa facciamo? Ma non so, faccio un po' di telefonate in giro, telefono al Valdi, telefono alla Raimondi, telefono un po' di gente, dico, li metto insieme, facciamo uno spettacolo, titolo: chi volta il qui a Milano, volta il qui al Pan. Telefonata del piccolo che gestiva allora il teatro la sera, e dice: no, dice Brivio, non possiamo mandare quel titolo lì, perché, ma non è disdicevole per un piccolo teatro mettere fuori il titolo chi volta il qui a Milano, dai, andiamo su. Poi, ma avete fatto tanti spettacoli osè all'interno, e no, ma non è possibile, dai, fai una bella cosa, quei due puntini che sono la dieresi sopra la U li trasformi con una parentesi e diventano chi volta il co a Milano, volta il co al pan, e io obbediente lo faccio dalla sera, 1500 persone, lo so dalla fattura che ho incorniciato a casa dei lenticchie col cotechino che abbiamo distribuito. Io a mezzanotte e mezza sono in giro per i corridoi a cercare un piatto di cotechino con lenticchie, e la gente che mi ferma: uè Brivio, guarda, bello lo spettacolo, ma qui si scrimminga in sci, eh? La noblesse oblige. La buca le mai stracca se la sanò de? Bravi, ecco, vedo che vi spingete, alle prossime cosa salta fuori. Ah no, con questo chiudo i proverbi. Questo è straordinario, scrivetelo, eh? Se sa che i bal in bal, ma schisciai vacca fa mal. E ho promesso, prima di chiudere, di parlare brevemente della famiglia, perché la famiglia adesso, in questo periodo di tempo, è celebrata, la famiglia è fantastica, della famiglia tutti parlano, la famiglia, e non lo dico con chi mi conosce sa benissimo che per me la famiglia è una cosa sacra, i papà con i bambini piccoli, i nonni con i bambini piccoli, sempre i bambini piccoli ci sono di mezzo nella famiglia, perché sono molto importanti. E allora mi ricordo che quando in una compagnia
compagnia delle tante compagnie che ho fatto di operetta, e avevo scritturato Carlo Rizzo, l'ex spalla di Macario. E Carlo Rizzo in compagnia mi lascia, che se voi venite a guardarlo, è un foglio che ha ancora le macchie del caffè sopra, perché era una cosa scritta a tavola, una cosa che lui sapeva a memoria. Ed era l'inizio della famiglia moderna. Voi pensate, sto parlando di 20 anni fa circa. Io, attenzione ai passaggi, io ho sposato una vedova. Mio padre, ancora giovane, ha sposato la figlia di questa vedova. Mia figlia, quindi. Mia figlia, sposando mio padre, è diventata mia madre. E io devo chiamarla mamma. Ma mio padre, sposando mia figlia, è diventato mio figlio e mi deve chiamare papà. Fin qui sarebbe tutto normale. Poi loro hanno avuto un figlio. Questo figlio, essendo figlio di mio padre, è mio fratello. Però essendo anche figlio di mia figlia, è mio nipote. Quindi io sono mio nonno. La famiglia è straordinaria. Esaminiamo la famiglia così, in un momento particolare. Mamma, papà è a lavoro, tre bambini, la nonna, il nonno non c'è partito per così, era il suo momento, e rimane la nonna, la quale è raffigurata non come le nonne moderne che vanno in bicicletta, che vanno in moto, che vanno a prendere i bambini, li accompagnano in piscina, li riportano in piscina, li riportano a casa, e cioè, no, con la nonna che sta facendo ancora la calza oppure sta lavorando a maglia. E lì la scenetta è straordinaria. Il bambino dice alla mamma: mamma, come sono nato io? Ti ha portato un'aquila gigantesca, apertura alare 45 metri, e sul becco un fardello, e volava, e ti ha posato lì dove hai dormito per tanto tempo. E io: mamma, come sono nato? Ti ha portato un corvo gigantesco, bello, panciuto, con il becco giallo, e in cima al becco c'era un fardello, e vola, e ti ha portato lì dove hai dormito per tanto tempo. E io come sono nato, mamma? Ti ha portato la cicogna, veniva dal nord, cappellino in testa da postino, borsa attaccata all'ala da postino, e vola con questo becco lunghissimo in cima al quale c'era un fardello, e dentro il fardello c'eri tu, e ti ha posato lì dove hai dormito per tanto tempo. L'avevi dimmi che i trifie venivano da trisei differenti. Questa è la forza del dialetto. E io vi devo raccontare, prima di chiudere, una storia mia personale, forse la prima canzone che ho scritto tantissimi anni fa. È la storia di un uomo che ha avuto tutto dalla vita e va in giro a cercarla e cerca di realizzarla se non la trova. Questa è l'espressione di un uomo che ha avuto tutto dalla vita. Sono nato con la camicia, la fortuna è sempre con me, con le donne sono stato felice. E la noia, non so che cos'è, non lavoro e guadagno lo stesso, ma ho una voglia, ogni tanto m'assale, vorrei tanto suicidarmi. Ad un albero impiccarmi, di strignina rimpinzarmi, la carotide tagliarmi, o dal ciel precipitarmi. Vorrei tanto suicidarmi, dentro il ghiaccio congedarmi,
ma son timido e non oso, e perciò domani vi sposo, l'emozione è quasi uguale. Apro quel becco di gas, mi butto sotto un taxi, mi rego al collo un bel sas, ma son già rassegnato a scappar. Vorrei tanto suicidarmi e dal mondo congedarmi. Vorrei togliermi la vita e così farla finita, non so più che metto usare. Forse con l'alta tensione o tra le ruote di un tram, se sfortuna un giorno avrò, suicidarmi il pin potrò, e un cadavere sarò, un cadavere sarò. Music! Sì, suicidarsi è la cosa migliore da fare in queste situazioni. Vorrei tanto suicidarmi e dal mondo congedarmi. Vorrei togliermi la vita e così farla finita, non so più che mezzo usare. Forse con l'alta tensione o tra le ruote di un tram, se fortuna un giorno avrò, suicidarmi il pin potrò, e un cadavere sarò, un cadavere sarò, un cadavere sarò. Paolo! Paolo! È grandioso. Vi devo lasciare perché ce ne sono tanti altri dietro di noi e non possiamo fare mezzanotte, perché sennò non avrete la difficoltà di uscire con la pioggia, almeno vederla, no? Dopo tanto tempo che l'aspettate a un certo punto. E invece se dovesse smettere la pioggia mi sentirei in colpa anche nei confronti dei miei compagni. Però non posso esimermi da raccontarvi una delle ultime storie che ho messo dentro nei miei libri, che volete dargli un'occhiata dopo, sono là nell'atrio, e tutti per beneficenza a me naturalmente. E dicevo che questa storia è molto particolare. Voi sapete che quando Sean Connery faceva la pubblicità nei caroselli o nella pubblicità italiana, aveva la particolarità di non essere riconosciuto. Avevano trovato questa specie di gag, cosa che si prolungava anche normalmente nella vita, nei negozi. Entrava nei negozi e i negozianti facevano finta di non riconoscerlo. Facevano finta, ma poi la finta proseguiva. Un giorno io ero al Bardonini in piazza San Babila, dove ancora c'era un bar d'angolo con scritto il famoso aperitivo che si beveva, il gin rosa, che si beveva a quei tempi e si beve tuttora se uno va naturalmente in centro e riesce a trovare il negozio dove lo vendono. E entra Sean Connery, coffee please! Barista non lo sa, fa finta di non sentirlo. Coffee, please! Coffee, please! A fianco a lui c'era un signore appoggiato al banco, come stanno i normali avventori degli American Bar, no? Con in mano il bicchiere di whisky, e l'abate le picca sulla spalla, questo si gira, Bond, James Bond, Zepp, Giuseppe. Grazie. Grazie, grazie, ma davvero un monumento dello spettacolo italiano, Roberto. Vuoi dire dei libri? Vuoi dire dei libri, Roberto? No, volevo dire una sola cosa. Non ho parlato volutamente di Davide Rota, perché con Davide abbiamo fatto un corso per comici proprio qui, certo, che era istituito da te, ed è stato un anno straordinario, dove ci si incontrava tutte le sere e si cominciava con lo squacquerone per poi finire con le squacquerate sul palcoscenico. Ed è stato, è inutile, ce l'abbiamo dentro nel cuore, e poi ne avete parlato tanto voi. Grazie, ciao. Grazie Roberto, grazie. Grazie.